Onorevole Zinzi, per la vicenda bufalina, per la vertenza bufalina che continua ad andare avanti, Salvini non poteva essere insensibile a questa situazione, naturalmente nemmeno lei. È una battaglia che stiamo conducendo dal primo giorno, accanto agli allevatori, ad un comparto mortificato dalla Regione Campania, e l'incontro di oggi è un incontro che dà un senso alla nostra battaglia e trasferisce il nostro impegno su un livello nazionale. I prossimi anni di governo che ci vedranno protagonisti saranno anni in cui metteremo il comparto bufalino casertano al centro. Senta, quali sono i programmi per terra di lavoro? Perché fino ad ora abbiamo ovviamente sentito parlare dei programmi a livello nazionale. Bene, ho parlato l'altro giorno in un'intervista, allora, la priorità è il policlinico di Caserta, la centralità delle... Può ripetere per favore? Prego. L'ho ripetuto qualche giorno fa, per noi al centro c'è la realizzazione, il completamento del policlinico di Caserta e l'apertura, e al governo faremo di tutto per mandare le risorse che mancano a finire i lavori. Al centro le disabilità, l'autismo, al centro il comparto bufalino come abbiamo detto, e soprattutto la priorità al PNRR per i nostri territori. Il governo di centrodestra darà attenzione massima alla provincia di Caserta. Grazie onorevole.